Ninja è sicuramente tra le personalità più conosciute al mondo e ha guadagnato tantissimi soldi grazie al suo lavoro e dopo vedremo anche quanti. Ma tutto ciò che sale è destinato a scendere giù e infatti Ninja ha un periodo di declino massimo. Che la morte di Ninja si avvicina? Tratteremo l'argomento fino in fondo, dopo la sigla. Ciao a tutti, sono Octi di Pura Fibra Italiana. Se siete qui per la prima volta e vi interessano top di Fortnite, sia Battle Royale che Salva il Mondo, consigli e altre cose del genere, vi consiglio di iscrivervi e di attivare la campanella per far parte della squad delle notifiche ed essere dei connessionati puri. E in modo da non perdervi nessun altro contenuto. Per quanto Ninja sia uno dei personaggi più odiati e più amati del web, purtroppo per lui le cose non si stanno mettendo bene in questo ultimo periodo. I grafici parlano chiaro. Ninja ha subito un calo enorme. Ma perché? Succede sempre su YouTube. Tantissimi YouTuber che una volta tutti conoscevano, adesso non si sentono neanche più nominare. Qualche esempio italiano: Willush e Daniele Doesn't Matter. Una volta tutti conoscevano i loro nomi, adesso il loro seguito è sicuramente inferiore a quello di anni fa. La cosa strana è che Ninja è stato proprio il king. Ha segnato dei record completamente assurdi, sia su YouTube che sulla piattaforma Viola. Infatti, in essa, nel marzo del 2018, ha segnato il record del maggior numero di abbonati che una persona abbia mai avuto, con un totale di 263.615 abbonati. Fate conto che il sito Viola probabilmente paga dai 3 ai 3,5 dollari per ogni abbonato, quindi moltiplicate quel numero per 3 e ottenete un totale di 790.845 dollari solo in quel mese e solo dagli abbonati, non da donazioni, non da pubblicità. Questo è molto più di quanta certa gente faccia in 10, 15, 20 anni di lavoro senza mai spendere nulla, che è impossibile. Chiaramente tutti i suoi numeri altissimi sul sito Viola si sono poi propagati nei suoi social network, Twitter, Instagram e soprattutto YouTube, dove Ninja ha chiaramente segnato altri record. Infatti, sempre nel mese di marzo ha superato le 400 milioni di visualizzazioni. Facendo un calcolo approssimativo, Ninja solo da YouTube, dalle pubblicità, ha guadagnato tra l'1,5 milione e i 2 milioni di dollari, sempre nel mese di marzo. Ricordiamo che questi sono soldi dalle pubblicità di YouTube e dagli abbonati del sito Viola, ma ciò non tengono conto di tutte le donazioni, tutte le sponsorizzazioni con altre aziende, tutto il merchandising di Ninja e il codice supporto a un creatore di Ninja, come il mio, che è OctiPFI. Tanto per dire, insomma, giusto perché lo sappiate. Ninja è stato per un periodo indiscusso il king di YouTube e del sito Viola. E nessuno avrebbe pensato che avesse mai potuto avere un declino, o quantomeno non in così poco tempo, nel giro di circa un anno. Vi ricordate il grafico di prima dove Ninja aveva tipo 7 miliardi di abbonati? Ecco, questo è il grafico di gennaio 2019, con Ninja che ha solo 32.000 abbonati. Mentre nel grafico di marzo 2019 Ninja è al circa 8º/9º posto con un totale di 27.000 abbonati. Addirittura anche TFU è calato un po'. Per carità, con 27.000 abbonati sono comunque tantissimi soldi, perché se moltiplicate 27.000 per 3 ottenete i soldi che riceve al mese da quegli abbonati, quindi capite che sono veramente veramente tanti lo stesso, portandosi a casa 81.549 dollari al mese solo dagli abbonati, che comunque è una discreta bella sommetta, magari l'avessi io. Anche su YouTube il suo calo è stato notevole, passando da ben 400 milioni di visualizzazioni a 60 milioni di visualizzazioni, che sono comunque tante, ma non per quello che è stato il king indiscusso di YouTube in quel periodo, e che comunque corrispondono ai 30.000/50.000 dollari mensili da YouTube, quindi in ogni caso sono comunque tantissimi soldi. Per quanto riguarda i soldi, quindi Ninja ormai è a posto per tutta la vita. Lui potrebbe fermarsi, non fare più un centesimo, tanto con tutti i soldi che ha guadagnato, che poi vedremo quanti sono in totale, sicuramente è a posto tutta la vita. Però, nonostante questo, lui rimane una persona conosciutissima e molto famosa. Infatti, tuttora per lui spostarsi è davvero difficile. Come vediamo nella prossima clip, dove non voleva essere riconosciuto, ma la gente l'ha riconosciuto ed è successo un casino. Can we make it to our hotel without being recognized once? As soon as one goes, it's 100. It's over. It's over. Oh my god. Ma come mai quindi tutto questo declino? Come mai la persona più conosciuta al mondo su YouTube, sul sito Viola, è diventata la persona, una delle persone, diciamo, alla pari di tante altre che sono calate tantissimo? Sicuramente
è il burnout. Il burnout è un insieme di 4-5 fattori che adesso andremo a vedere. Il burnout è un termine che indica una persona che ha così tante cose da fare che impazzisce. Immaginatevi voi di essere ninja. Avete un sacco di iscritti su un sacco di piattaforme, dovete fare un sacco di cose diverse, dovete piazzare foto su Instagram e scrivere cose su Twitter, altrimenti la gente non vi seguirà più proprio perché non siete attivi. Dovete fare storie, poi dovete andare in live, e in live dovete starci dalle 8 alle 9 ore, non intrattenere due cagnolini, no, intrattenere dalle 80 alle 100.000 persone in ogni live. E soprattutto, siccome siete considerati dei pro player, dovete anche vincere, dovete anche fare cose divertenti, fare cose speciali. Una volta finita la live, dovete uscire dalla live e parlare dei vostri progetti insieme a vostra moglie, insieme a tutti gli altri brand che magari vi contattano. Dovete trattare i vostri affari, le vostre vendite, eccetera eccetera, un casino enorme. Non avete più una vita privata perché... cioè, vostra moglie la vedete quando? Nel letto, quando dormite, cioè. E soprattutto le persone iniziano a farsi aspettative altissime da voi. Essendo voi i migliori, la gente si aspetta veramente sempre il top. La gente non si aspetta che voi magari possiate essere tristi per altre cose o avere dei vostri problemi che magari non volete esporre davanti alla live. E invece si aspetta tantissime cose. E una volta che voi non riuscite a soddisfare queste aspettative, sia voi che il vostro pubblico ci rimanete completamente delusi. Per quanto tutto ciò sia bellissimo, comunque fare un sacco di esperienze, andare in live, avere un sacco di persone che ti scrivono eccetera, è bellissimo. Da un certo punto di vista è anche molto molto stancante. E Ninja è la prova vivente di tutto ciò. Ha fatto così tante cose, così tanti progetti che... adesso sta esplodendo, adesso è stra in calo, non riesce più a fare nulla perché è stufo. Se avete seguito Ninja negli ultimi mesi, avrete sicuramente notato il calo delle streaming, che lui fa sempre meno streaming negli ultimi periodi. Adesso so anche che è in viaggio per l'Europa, quindi probabilmente non sta streamando, o semmai ha delle stream preregistrate, non lo so. Ma sicuramente una cosa è che Ninja è cambiato, ed è cambiato dal ragazzo che urlava, che gridava, che si divertiva, che saltava ogni volta che faceva una kill particolare, a un ragazzo che è sempre fermo, sempre stabile e che praticamente non sorride più. Sembra quasi che non si diverta più ad andare in live, sembra quasi che non voglia proprio più farlo, perché non si diverte, non si diverte più a giocare, non si diverte più a stare in live, vorrebbe solo avere un periodo di pausa, che chiaramente non può avere, perché se lo avesse la gente smetterebbe di seguirlo. Inoltre non reagisce più alle donazioni, non reagisce più alle sub, litiga con i suoi compagni, con i suoi amici. Infatti, essendo chiaramente stressato e nervoso, spesso ti arrabbi con i tuoi amici anche. Quindi molto spesso è capitato che nelle live lui litigasse con gli amici. Uno degli episodi più eclatanti, adesso vedremo una clip, è dove lui si è buttato a pinnacoli con altre tre persone. Due di queste sono morte all'inizio perché non avevano trovato armi, al che Ninja ha chiesto all'ultimo che era rimasto in vita di uccidersi per far sì che Ninja portasse la partita avanti fino alla fine da solo, per dimostrare a tutti che era capace, eccetera eccetera. E gli altri litigavano con lui perché volevano giocare tutti insieme, quindi anche Ninja si sarebbe dovuto uccidere per far sì che poi tutti nella partita dopo avrebbero giocato tutti insieme, insomma. E adesso vediamo la clip e sentite il tono di Ninja. Look, I'm winning this game. Be a good teammate. Do you guys know what a win streak is? Man, I remember when I wanted to play it, okay? How dare you? I got yelled at. Grow a pair. What do you mean? I got yelled at. We survived, tilted, two of us left. And we are on a win streak. That's like, there's like rules to this, dude. Nothing's changed. Per finire, una delle cose che aggrava il tutto è che la gente adesso gli dona solo per mostrargli in faccia che non ha più i numeri di una volta. C'è gente che gli dona, e sapete che quando si dona potete scrivere un messaggio in modo che lo youtuber lo legga. E tantissima gente gli scrive: vedi, questo ti ha superato. Vedi, questo fa più numeri di te. Vedi, questo ha più seguito di te. Come ti fa sentire la cosa? Ed è praticamente uno che mette il dito nella piaga e lo rigira. L'ultima cosa è che sicuramente la gente lo odia e lui si sente odiato. Si sente odiato perché quando la gente vede che un'altra persona fa successo, di conseguenza lo odia. Lo odia anche senza motivo, lo odia solo perché fa successo. Perché è successo anche con numerosi cantanti che sono cresciuti di popolarità stravelocemente, che hanno iniziato a fare un sacco di soldi stravelocemente, tipo Justin Bieber, gli One Direction, che sono stati odiati da tutti proprio per questo. E poi, dopo tutto, fare
più di 10 milioni di dollari nell'arco di un anno. È qualcosa di assurdo. Con 10 milioni di dollari sei a posto tutta la vita, se stai attento a spendere i soldi. E fortunatamente Ninja è uno che sta attento a come spende i propri soldi. Ma dette queste cose, vi dico che a mio parere sono molto contento che Ninja sia stato lì dove è stato e che abbia raggiunto le vette che ha raggiunto. Dopotutto è sempre stato educato, gentile, simpatico, ha fatto beneficenza e altri progetti per aiutare le persone meno agiate. Preferisco di gran lunga che lui abbia raggiunto certi obiettivi che qualche altro pro player che se la tira o che si sente chissà chi. Gamer. Uno dei gamers più famosi d'Italia e uno tra i migliori giocatori di Fortnite su YouTube. Ma chi lo ha detto? Ninja rimane il mio preferito. E il vostro? Chi è?